con i problemi adolescenziali, insomma. È un momento un po' così per mercoledì. Diciamo che Mortizia ovviamente ci tiene molto alla famiglia, tenerla legata, la legherebbe con delle catene, lei direbbe. Però insomma il senso della famiglia è sempre messo al centro ed è protetto, però non è assolutamente ridondante o comunque, come si dice quando una cosa è quella cosa che... spesso non mi viene il termine, perché ho la musica nelle orecchie a manetta e quindi adesso non riesco più a capire niente. Nel frattempo sono abbronzata perché c'è un sole. Bella domanda, io non me la ricordo molto la mia adolescenza perché ho sempre lavorato, quindi me la ricordo forse che a Luna Park, ovviamente, la mia adolescenza, dove lavoravo e è stato la mia casa, la mia scuola, la mia vita meravigliosa era il Luna Park ed è stato il Luna Park. La comicità in generale, secondo me, se iniziamo a mettere, dato che non si può più dire niente, è veramente faticoso. La satira dovrebbe essere libera, si chiama satira, se no non si chiamerebbe così. Ragazzi, bisogna essere attenti ad alcune cose, non bisogna neanche confondere la satira con le offese, è sottile la linea, ma io credo che qualcuno ci stia un po' marciando troppo e tra satira e offesa, perché è vero che è labile come confine, però a volte pensano sia un'offesa invece è satira, a volte si pensa sia satira invece è offensivo. È ovviamente un confine sottile, però liberiamo la satira perché non si può più di niente. No. Comunque riderei comunque, c'è una tragedia, sarebbe per me. No, per carità, assolutamente.